Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Salomone, quando divenne re, disse a Dio: Signore, non ti chiedo ricchezza o potere. Dammi un cuore saggio per governare questo tuo popolo con giustizia. Quanti tra quelli che hanno responsabilità sugli altri al giorno d'oggi ragionano alla stessa maniera. Ma veniamo a noi e chiediamoci: cos'è che ci sta più a cuore? Qual è, per dirla con il Vangelo, il vero tesoro della nostra vita? Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Chi lo trova va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Tanti o pochi che siano i nostri averi, è certo che solo per ciò che sta a cuore si è disposti a dare tutto. Per il Vangelo è il regno dei cieli questo tesoro, non è una teoria. È qualcosa che interferisce con le aspirazioni più profonde di ogni cuore umano. Basta che ognuno si chieda quanto mi sta a cuore il fatto che Dio sia mio Padre, mi conosca e mi ami da sempre. Che tutte le cose che mi capitano, anche quelle storte, concorrano al mio vero bene, come ricorda San Paolo in questa domenica. È una prospettiva che mi riguarda? Quanto sono interessato al fatto che a questo mondo non siano le disuguaglianze, i soprusi, le violenze a trionfare, ma la giustizia, la solidarietà, la dignità di ogni persona. Che questo Dio Padre mi comprenda e mi avvolga di tenerezza e che grazie a Lui la mia vita abbia un orizzonte che non conosce confini. Quanto mi sta a cuore? Ecco, tutto questo è regno dei cieli, il tesoro di cui parla il Vangelo. L'espressione regno dei cieli sarà pure datata, se si vuole, ma ciò che significa è tutt'altro che una vecchia teoria e nulla più. A questo punto si può anche fare dell'ironia su certi tesori di moda e guardare con atteggiamento critico a quelli che li cercano con tanto ardore e passione, ai politici che si atteggiano a paladini del bene comune, ma in realtà rivendicano il diritto a vitalizi e pensioni d'oro. Commiseriamoli. A quanti si affannano per avere sempre di più senza essere mai sazi, commiseriamoli. Sono semplicemente stolti, povera gente nel vero senso della parola. E noi con umiltà, ma anche con decisione, cerchiamo di non distogliere mai lo sguardo da quell'unico vero tesoro che il Vangelo ci offre da sempre. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.